Questo è un luogo magico perché quando vivi qui, quando lavori qui, inspiegabilmente si attivano energie positive. Sarà l'acqua, perché qui attorno c'è tanta acqua. Inizialmente noi non ci siamo resi conto di dove eravamo esattamente, anche perché noi non siamo originari di quest'area. Ma pian piano ci siamo imbattuti in storie importanti, anche molto antiche. C'è la famosa grotta di Fumane, dove ci sono resti di 99.000 anni fa e disegni che risalgono a 34.000 anni fa. Uno dei disegni più importanti è quello di uno sciamano. Quindi a me fa piacere pensare che già decine di migliaia di anni fa qui si facevano riti, si facevano incontri, c'era un'attività legata allo spirito nella natura. Siamo al mulino Simbeni, nella valle dei Progni, a qualche chilometro da Fumane, in provincia di Verona. Siamo in una zona dove nel passato c'erano decine di mulini e dove oggi l'unico mulino che ha una ruota, anche se non è funzionante ai fini professionali, comunque è questo. Questo mulino risale al 1500. Le ricerche che abbiamo fatto noi raccontano di una famiglia, la famiglia di Giacomo Spada, che utilizzava questo primo sito come attività economica e produttiva. Una famiglia che organizza una congregazione chiamata la Congregazione Sacra Famiglia, di cui il dipinto all'ingresso testimonia l'esistenza. Questo è un mulino che noi abbiamo provato a recuperare in tutte le sue caratteristiche originarie, mettendoci poi del nostro, nel senso che l'abbiamo costruito, l'abbiamo modellato secondo i gusti della nostra famiglia, in particolare di mia moglie Giannella, che ha seguito tutte le lavorazioni, e poi funzionale alle esigenze del mio lavoro, del lavoro che porto avanti da molti anni insieme con un gruppo di professionisti. Il marchio che noi divulghiamo della nostra attività è Cesaro e Associati, azienda fondata nell'ottobre del 1986. Dall'inizio degli anni 90 abbiamo scelto di concentrarci sulle piccole imprese. Il mestiere che faccio è quello di assistere le famiglie che hanno imprese nella loro evoluzione, nel loro percorso verso il futuro. Famiglia ha un suo modo di vivere, ha dei suoi valori morali, ha delle sue storie, ha delle sue regole, ha dei suoi linguaggi, che tende a tramandare nel tempo. Quando questa famiglia, come attività economica di sostentamento o di produzione creativa, possiede anche un'impresa o crea un'impresa, tende a trasferire questi valori, queste modalità anche nell'impresa. Le persone che vengono qui spesso testimoniano di essere venute per farsi un regalo, per darsi un giorno lontano dalla frenesia, lontano dalle abitudini, e vengono qui per iniziare un cammino nel quale sono previsti momenti di formazione e momenti di sostegno professionale, individuale. Quindi li aiutiamo a conoscere un pochino meglio se stessi, a progettare il loro futuro, il futuro delle loro aziende,
ad imparare nuove abilità e aprire lo sguardo a nuove conoscenze, a nuovi mondi. In questo mulino spesso i nostri allievi tornano sui banchi di scuola non tanto per ascoltare saperi quanto per ascoltare storie, che sono storie vere di vita. Le imprese italiane a capitale familiare per due terzi chiudono, cessano l'attività, vendono l'attività prima del passaggio generazionale fra la prima e la seconda generazione. Solo il 9% passa alla terza generazione. Per molti il cambio generazionale è un problema e una paura. E per questo motivo cercano di rimandarlo il più lontano possibile. In realtà non è nient'altro che un passaggio della vita. Il vero cambio avviene grazie ad una pianificazione, perché le persone hanno la volontà di proseguire nella gestione di un patrimonio, nella creazione di valore. È proprio nella gestione di questo patrimonio e di questa creazione di valore che nascono i conflitti che poi portano alla chiusura delle imprese. Attraverso un preciso metodo che negli anni abbiamo strutturato, riusciamo a dare la speranza, gli strumenti per guardare avanti e per salvare contemporaneamente le imprese e le famiglie. La narrazione è probabilmente uno degli strumenti formativi più efficaci. E parliamo della narrazione del sé. Usiamo l'arte, la pittura, la scultura, la musica per aiutare a far capire quanto sia importante la creatività per l'imprenditore. L'impresa, dal mio punto di vista, è la realizzazione di un atto di coraggio e in parte di incoscienza. È la realizzazione di un amore, di una passione in particolare per un'idea che si deve realizzare. Quindi dietro un'impresa c'è tutta la vita di un individuo, donna o uomo, che vuole lasciare un segno del proprio passaggio in questa vita. Credo che gli uomini e le donne anziane che si sono preoccupate di lasciare qualcosa di se stessi, viva più l'ansia di non aver fatto abbastanza per aver dato un significato alla propria vita, più che lasciare un bene materiale. Di certo, dal punto di vista pratico, gli anziani che noi abbiamo conosciuto hanno due tipi di preoccupazione. La prima è che i loro figli bisticcino, che non ci sia più relazione affettiva, che non ci sia più amore fra le generazioni future. E la seconda è che venga distrutto tutto ciò che è stato fatto nella vita, quindi anche l'impresa. L'ho fatto per voi è una frase che ho sentito ripetere tantissime volte dai padri e dalle madri che si rivolgono ai figli. Ed è una frase che giudico importante. Una frase drammatica invece è quando nelle tensioni, nei conflitti, si sente dire con tutto quello che ho fatto per voi, che ha un sapore completamente diverso. L'ho fatto per voi è spesso la risposta ad una consapevolezza di non essere capiti e che invece vuole esprimere il valore aggiunto, il punto di arrivo di un percorso che il fondatore, l'anziano, l'esperto ha realizzato, un obiettivo che ha realizzato e che vuole donare in eredità agli altri. Mi
mi rendo conto che la mia storia personale, la storia della mia famiglia, rivive ogni volta che io affianco un'altra famiglia, un'altra impresa. Io provengo da una famiglia di imprenditori che per fatto, nel giro di pochi anni, ha visto morire mio padre, ha visto morire mio nonno e l'azienda venduta. Cioè esattamente quello che succede molto frequentemente ai miei clienti. Dico sinceramente che ogni volta che portiamo a termine, a buon fine, uno dei nostri progetti, inevitabilmente io rivivo quelle situazioni. E quindi probabilmente faccio questo mestiere per quel motivo. Io non so se io e la mia famiglia rimarremo proprietari di questo posto, se vivremo qui, non lo so, non è questa la preoccupazione. Però io sono certo che questo posto sopravviverà a noi. Questo mulino è un'impresa fatta da un imprenditore, da più imprenditori direi correttamente, perché in questa impresa c'è la mia famiglia e quindi io, mia moglie e le mie figlie. Io ho delle figlie biologiche, ho una figlia culturale e poi ho dei collaboratori, delle persone che hanno vissuto con me tantissimo per tanti anni e che sono depositarie di esperienze, conoscenze, spesso anche di valori, che stanno portando avanti avendoli condivisi con me e quindi sono proprio dei veicoli che stanno trasportando nel futuro quella che è stata la nostra storia, la nostra esperienza. Sai quando io ho smesso di aver paura di morire? Quando è nato mio nipote. Io credo che sia una delle cose che gli imprenditori, quando vedono, no? Non tanto i figli che prendono in mano la gestione dell'impresa, quanto i nipoti, la terza generazione. Non so, è come se avessi avuto dentro di me un messaggio biologico, no? Che mi ha detto, fatto. Quello che dovevi fare, hai fatto. Infatti il soprannome che io do a lui dentro di me è la mia eternità.